RTM News. È durato l'appuntamento locale con RTM Giornale. Il mondo del teatro e della cultura ha dato il suo ultimo saluto a Giorgio Sparacino a Modica. Nella chiesa di San Luca sono stati in tanti a voler essere presenti per rendere omaggio all'attore e regista modicano che nell'arco di 40 anni ha svolto un'attività poliedrica in prima fila con il sindaco Ignazio Abate, il suo vice Saro Viola, gli amici più intimi di Sparacino, gli attori Mico Magistro e Carmela Buffacalleo, oltre ai tanti giovani e meno giovani rappresentanti delle compagnie teatrali locali. Presente anche il gruppo del Circolo Feliciano Rossitto con Giorgio Chessari e Gianni Battaglia. Dopo l'omelia di Don Giorgio Mallia, il saluto affidato ad Enzo Ruta, amico e collega da sempre, che ha ricordato le tante battaglie a fianco di Giorgio Sparacino, tra cui quella per la riapertura del Teatro Garibaldi alla fine degli anni 80, poi concretizzatasi il 20 giugno del 2000 con Giorgio Sparacino nella veste di assessore alla cultura della giunta municipale Ruta. Carmela Gianni ha parlato di Sparacino nella sua veste di amministratore comunale dell'allora giunta del sindaco Carmelo Ruta, sottolineandone lo slancio e l'entusiasmo, mentre Antonio Bruchino, a nome delle compagnie teatrali locali, ha posto in evidenza il ruolo importante avuto dall'attore e dal regista nel lancio dei giovani e nell'incentivazione dell'attività teatrale. Poi la traslazione al cimitero comunale, dove Giorgio Sparacino, su sue precise volontà, è stato inumato. I vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta della casa di una sessantenne trovata poi priva di vita all'interno. Erano stati alcuni vicini nel quartiere Santissimo Salvatore a Modica a lanciare l'allarme perché da circa due giorni la donna non aveva dato segnali. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia. La donna era riversa a terra, la sua morte risalirebbe ad almeno due giorni. I carabinieri di Ispica hanno arrestato il 33enne Davide Ponzo, pregiudicato residente a Catania, sorpreso mentre si introduceva con altri due complici in un'abitazione di Santa Maria del Focale. Il giovane risultava essere giunto sul lungomare Spicese a bordo di un'autovettura regolarmente noleggiata a Catania, confermando il recente fenomeno di pendolarismo criminale da Catania ai territori di Modica in osservazione dei carabinieri. Segnalata la positiva attenzione dell'agente che ha allertato tramite il numero di emergenza 112 le pattuglie in servizio, l'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dalla Procura della Repubblica. Sono ancora in corso ulteriori indagini per identificare e rintracciare i due complici fuggiti all'arrivo dei carabinieri. Giocherà in Serie A3 la prossima stagione l'Avimec Volley Modica. Il sodalizio del presidente Gianluca Cataldi è stato infatti ripescato quale migliore seconda classificata del precedente campionato e grazie alla rinuncia del Mirandola nelle prossime ore sarà formalizzata l'iscrizione. L'allenatore resta Peppe Bua. Il Modica Calcio ha ufficialmente il nuovo presidente dopo l'accordo raggiunto nelle scorse settimane con Momo Carpentieri e Saro Vindigni. Infatti ieri mattina è stato messo nero su bianco con la nuova cordata e sono state assegnate le prime cariche sociali. Zocco, come si diceva, il nuovo presidente, mentre Elio Scollo, figlio dell'indimenticato Pietro Scollo, sarà il suo vice. Peppe Vicari assume il compito di segretario del sodalizio modicano, mentre Antonio Sammito e Giovanni Avola sono i nuovi consiglieri a queste prime cariche. Nelle prossime ore potrebbero aggiungersene altre. È tutto, grazie per averci seguito, ci sentiamo più tardi. RTM News.